evento che si consolida in città come una delle manifestazioni più attese dell'anno e lo dimostra il fatto che sono già stati venduti circa 500 biglietti. Con queste parole il presidente della Proloco Fanum Fortune, Etienne Lucarelli, ha aperto oggi la conferenza stampa di presentazione di In Gir per Fan, la passeggiata degustativa tra le vie e le bellezze del centro storico di Fano. Dopo il successo riscosso nelle passate edizioni, sabato 11 agosto torna l'evento cult dell'estate fanese, apprezzato da giovani, adulti, fanesi e turisti, e che riesce a coniugare enogastronomia, cultura e divertimento. Il fatto di fare questa bella passeggiata nella città tra tante degustazioni, tante cantine presenti, quindi gli assaggi dei migliori vini del territorio, tante Proloco presenti anche quest'anno, si attestano la presenza del Tartufo d'Acqualagna, come il San Costanzo con la Polenta, come il Crostolo d'Urbagna, come la Pesca di Montellabate, quindi degustazioni importanti accompagnate dalle nostre associazioni locali. Direi un evento fatto dalle associazioni, quindi devo veramente ringraziare, perché questi ragazzi che stanno lavorando così tanto sono fantastici. Per cercare di addolcire le code nei vari punti degustazione è stato eliminato il percorso numerato per non dare un vero e proprio ordine. L'unica direttiva è dettata dall'orario. Tutti gli stand gastronomici apriranno alle 19:30 e chiuderanno i battenti alle 24. I partecipanti potranno scegliere in base ai propri gusti quale visitare per primo. Tra una tappa e l'altra, poi, come sempre, sarà possibile dedicarsi alla parte culturale, perché monumenti, chiese e musei rimarranno aperti per l'occasione. Tutte le attrezzature che abbiamo potuto aprire, non solo quelle pubbliche, anche quelle di altri enti, c'è uno sforzo di apertura, perché la gente potrà unire una passeggiata al fresco con delle zone degustative straordinarie, perché quest'anno arrivano delle pietanze veramente importanti, oltre a vini ottimi e oltre a visitare anche velocemente dei luoghi dove magari non si sente tutti i giorni, per poi tornarci con più calma. Quindi è una bella promozione del centro storico, ma anche dei prodotti dell'entroterra, perché noi crediamo che il fare rete sia il destino, il futuro del turismo. L'iniziativa, arrivata alla settima edizione, quest'anno ha ricevuto supporto anche dell'UMPLI provinciale. In Gir per Fan è una valorizzazione dell'intero territorio, quindi le Proloco che promuovono il nostro territorio. Meglio di così credo che non si poteva raggiungere In Gir per Fan. E sarà un'edizione dalle tinte rosa quella di quest'anno, grazie a Woman in Music a cura di Fano Music Story. Tutti concerti che, come di consueto, accompagneranno i partecipanti nel loro viaggio culinario o culturale avranno un'interprete donna. 5 gli spettacoli in programma, che partiranno in contemporanea alle ore 20, mentre il gran finale è previsto alle 22:30 in piazza 20 settembre, dove si esibirà Marco Ligabue, fratello del più blasonato Luciano. Come tutti gli anni, poi, chi deciderà di partecipare all'evento con l'acquisto del biglietto al costo di 18 euro riceverà il kit di In Gir per Fan, un comodo marsupio dotato di bicchiere e di mappa. I ticket già in prevendita si possono acquistare nei vari punti elencati nel sito della Proloco.